40 anni non sono pochi, sono appunto 4 decenni che in questi 4 decenni sono cambiate molte situazioni a livello politico, a livello internazionale anche. Abbiamo avuto due momenti particolari, specialmente in Italia, che è stato un po' tutto lo scandalo di Mani Pulite degli anni 90-91, che chiaramente ha inciso su tutta l'economia italiana e anche il settore immobiliare. E dopo un altro evento particolare è stato, diciamo, un po' di anni addietro tutto quello che è successo per quanto riguarda Lehman Brothers, cioè la problematica dei derivati americani. Ecco, lì è proprio una svolta quasi epocale, perché diciamo fino al 2008 c'era un'economia, dal 2008 in poi sono cambiate tante cose e chiaramente hanno influito anche sul mercato immobiliare. Si vende meglio è la casa che ha delle caratteristiche diciamo standard, quindi il tre vani e accessori da circa 80 metri quadri al giusto prezzo. Chiaramente anche l'ubicazione fa la sua, anzi diciamo che è determinante, però diciamo la casa che è la più gettonata è quella tre vani, che non debba superare i 200.000 euro. Continuerà a rispettare quel che sono i suoi valori fondanti, che è onestà, serietà, competenza, grande professionalità e assistenza globale al cliente, perché al centro di tutto c'è il cliente, c'è chi vuole vendere, chi vuole comprare con le proprie esigenze, e va curato in maniera particolare. Quindi questo è il nostro anche per il futuro, chiaramente accompagnato anche da tutto quello che è la tecnologia che possiamo mettere in atto.